Con mister Dino Marino nel post partita di Mazara Aspra, terminata 0-1 in favore della formazione ospite, qui in sala stampa per analizzare la gara. Mister, siete partiti molto bene, stringendo l'Aspra nella propria metà campo, poi è arrivato questo loro gol, probabilmente a causa anche di un infortunio di un giocatore del Mazara. Però ecco, poi c'è stato quell'occasione anche del quel gol che poi è stato annullato e lei mi dirà pure insomma cosa ne pensa. Ecco, però la squadra ci è sembrata che avesse frenesia, troppa fretta e magari ecco, sì, poi è stato sbagliato anche un gol con Casabala, però ecco, forse bisognava rigiocarla diversamente dopo. No, il problema oggi è stato che la mia squadra, secondo me, non ha capito che questo campionato bisogna dare sempre il massimo, bisogna dare tutto. Si sono imborghesiti. Due vittorie, secondo loro avevamo già raggiunto l'obiettivo. Non è così. Non è così perché chi sta laggiù per ora sta dando tanto, stanno dando tanto. E noi oggi nel primo tempo sì, abbiamo fatto qualcosa in più, l'abbiamo chiuso, ma io già l'avevo detto sabato nell'intervista che loro sicuramente giocavano in ripartenza, una ripartenza abbiamo preso gol, già era il film di questa partita, già me l'avevo visto questo film, però noi dovevamo essere più cinici, dobbiamo essere più cattivi, nel secondo tempo tanta confusione, non sto a dire qua il gol del pareggio che è netto, il pareggio solo il guardianino può annullare questo gol. Una palla che al limite del calcio d'angolo la metti dietro, come fa a essere un fuorigioco? Lì solo questo guardianino può annullare i gol. Però dovevamo essere più cattivi, più cinici davanti alla porta. E non mi è piaciuto il mio Mazara, sono sincero, non mi è piaciuto. Complimenti all'Aspra che ci ha creduto, ha fatto barricate, ha giocato, ha fatto la sua partita. Complimenti per la vittoria, noi ci dobbiamo rimboccare le maniche. Come dico sempre, abbiamo fatto un passo avanti, ora abbiamo fatto due passi indietro. Tra l'altro, vedendo alcuni risultati, ora siamo risucchiati di nuovo siamo ultimi in classifica, mi sembra. Quindi dico sempre, lo dico sempre, nonostante i pronostici siano tutti a fuori nostri, che bisogna non arrivare ultimi. Bisogna non arrivare ultimi e cercare di fare i play-out. Non mi esalto quando sono arrivati quattro risultati e tutti già mi davano come il miglior allenatore dell'eccellenza, ma non mi deprimo neanche con questa sconfitta che purtroppo non me l'aspettavo, ma ci sta, il calcio è questo e va bene, andiamo avanti e ci sono altre 9 partite. Mister, io sono d'accordo con la tua analisi, dal livello di prestazione c'è sicuramente stato un passo indietro, soprattutto avendo visto le partite di Castelbuono e di Trapani della settimana scorsa, dove il Mazara arrivava per primo più cattivo rispetto all'avversario su ogni pallone. Oggi l'inizio della gara era sembrato su quella scia. Dopo il gol probabilmente sono mancate certezze, dopo il gol dell'Aspra. Sì, assolutamente sì. Hai ragione, l'ho detto. Non hanno sudato, come si vuol dire, la maglietta. I primi 20-25 minuti, ok. Poi preso il gol e è scomparso il Mazara. E questo non va bene, non va bene perché una squadra che si deve salvare deve lottare per 100 minuti, non per 25 minuti. Si prende gol, si va in svantaggio, ma la partita non finisce, la partita finisce al centesimo. Ripeto, Mazara oggi non è stato uno dei migliori, purtroppo lo devo ammettere, non mi è piaciuto. Martedì parlerò con i ragazzi, cercheremo di riorganizzarci e partire. Che devo dire, purtroppo è qua, e questo è il calcio. Posso chiederti cosa secondo te nello specifico non ha funzionato rispetto alle ultime due trasferte soprattutto? Perché lì veramente abbiamo visto un Mazara, non dico perfetto, però un Mazara che ha sbagliato quasi nulla. Sì, ti rispondo. Secondo me, magari la vedrò io dalla panchina, poi mi vedrò la partita. Secondo me non siamo stati cinici in avanti. In avanti non mi sono piaciuti. L'attaccante Casabala, Luis, anche se ha sbagliato un gol clamoroso, ma non mi è piaciuto. Prima giocava in velocità, si appoggiava, veniva dietro, giocava a palla, oggi giocava da solo e queste cose non vanno bene. Anche le sostituzioni che ho fatto non mi hanno dato quello che speravo. Lì davanti abbiamo peccato tantissimo, Mazara lì davanti di solito
come hai detto tu, quando ripartiamo siamo molto cattivi sotto porta. Oggi invece eravamo molto molto passivi. Altra cosa che voglio chiederti è se la terna arbitrale, magari durante l'intervallo, vi ha spiegato i motivi del gol annullato e soprattutto come hai provato a caricare i ragazzi durante l'intervallo. Ho parlato con l'arbitro e mi ha detto subito: io non c'entro niente, la guardalina alza la bandiera e io devo solo fischiare di annullare il gol, l'arbitro. Il guardalina mi dice che ha visto prima il giocatore che entra e esce, cioè si è inventata una cosa che solo lui si è inventata, ma pazienza, ormai è andata così da martedì. Ripeto, andiamo di nuovo a allenarci e pensare al Marineo. Pensare che non ci regala niente nessuno, pensare che è difficile, questo campionato è molto molto insidioso, Fulgatore ha vinto con lo Sciacca, quindi di che stiamo parlando? Purtroppo, come diceva i ragazzi, è la partita più importante del campionato, forse l'ho caricato troppo, forse sarà colpa mia, mi prendo tutte le mie responsabilità, ma purtroppo è andata così. Ti faccio un'ultima domanda, se non ce ne sono altre da parte dei colleghi. Resta il tabù Nino Vaccara, i risultati positivi del Mazzara si fermano a 4, di cui le ultime due vittorie consecutive. Oggi è arrivato purtroppo questa sconfitta interna. Da cosa ripartirai martedì? Martedì ci partirò come al solito, senza fare chissà quale cosa, cercare ragazzi di dire che qui si deve sudare la maglietta. Qui siete venuti che non vi conosceva nessuno. Qualcuno vi ha fatto qualche complimento e vi siete imborghesiti. Ritornate quelli che siete a lavorare. Lavorare con il lavoro e il sacrificio si ottengono i risultati. Stando fermi, aspettare la palla che ti arriva, la palla non arriva mai. Te la devi guadagnare, come si suol dire. Quindi devo parlare più ai ragazzi, giocare sulla testa che sulle gambe.